dato molto entusiasmo, soprattutto la squadra è ben impostata quest'anno, un bravo allenatore, una squadra che gioca un ottimo calcio, a Pescara ha dimostrato di essere una squadra fortissima e speriamo che vada tutto bene, ci aspettiamo un bel campionato. Il Catanzaro fa paura, però noi siamo più forti di loro, sempre più forti di loro. Gianni Morandi cantava "Ritornerò in ginocchio da te". E noi ritorneremo in Serie B subito, non c'è niente da fare. Allora, questa partita Crotone Monterosi, c'è un ex Menichini. Menichini, vabbè, tutti ex, se andiamo a vedere tutti cucutonano i quattro. Comunque, questa è una partita da non prendere alle molle. E questo Crotone finalmente ci dà soddisfazione. Tre partite migliori, meglio di questo non si poteva fare. Se lo ricorda Menichini? Mi ricordo io quando giocava con. Che vi dico, non mi ricordo più i giocatori, ma anni. Paolo Piras, come no, ancora prima. 3-1. Allora, come vede questa partita? Come si gioca oggi? No, gioca bene, sta giocando bene il Crotone, è una bella squadra, dai. Lui dice finalmente. Sì, finalmente. Dobbiamo andare in Serie B di nuovo. È un campionato affascinante comunque, al di là della squadra del Crotone che credo sia stata fatta esclusivamente per salire, anche perché la piazza era molto preoccupata per quello che era successo negli ultimi tempi, quindi credo che ce la dovremmo fare. Un campionato affascinante anche per le altre squadre, dobbiamo essere sportivi, no? Quindi, però credo che alla fine la spunti perché è un bello organico in tutti i reparti e lo ha dimostrato anche a Pescara. Quindi. E oggi si è riempito un altro reparto che è quello di neonatologia perché è nato il figlio di Golemi. Ah, non lo sapevo, quindi auguri al nostro Golemi, che del resto sta giocando molto bene in maniera brillante. Quindi. Presente. Ma come sta andando quest'anno? Finalmente, al di là dei risultati, cioè, c'è ben altro, quello che è mancato per due anni. E vabbè, è mancata la tranquillità, secondo me. Adesso c'è. Ora pensiamo solo al futuro. Oggi pensiamo solo al futuro, oggi, domani e sempre. Ottimo, così, va bene così. Si è recuperato con l'entusiasmo perso. Io vengo qua da quando sono piccolo, Dani, credimi, sono anni che non vedo questo entusiasmo allo stadio, sono contentissimo, ti giuro. Sono veramente contentissimo della partita, ci voleva veramente questa ripresa dalla Serie B perché è stata veramente bruttissima, però questa partita è stata veramente bellissima, anche le scorse, spero che continui ad andare così. Andremo a Potenza da capolista. Che cosa ti ho detto quando mi hai innervestato prima? Vince e basta. Questo è ormai il turbo. È partita. Abbiamo sofferto però, eh? All'ultimo abbiamo sofferto. Ieri l'ultimo 10 minuti ci abbiamo dato il campo all'altra squadra. Non si fanno queste cose. È tornato il Crotone. È tornato, per adesso andiamo bene. Speriamo fino a fine campionato, andiamo in Serie B subito. È una grande partita, grande prestazione. Siamo contenti anche del risultato che è arrivato dal campo del Cerignola. Quindi l'importante è continuare, la continuità sarà fondamentale quest'anno, quindi speriamo sempre di non mollare. Monterosi per te, ho comprato stasera, il tuo nome lo sa e non ti scorderò mai. Ambaravacci Cicocò, segna sempre chi ricorda e ci mette sul comò. Benissimo, benissimo, anche se oggi abbiamo faticato un po' di più, però va bene così. Abbiamo preso due punti ai nostri rivali del Catanzaro. Abbiamo una vittoria in più, ovvero non solo quattro vittorie, cinque, perché è tornato l'entusiasmo, è tornato il Crotone. Sì, bravo, è tornato di nuovo l'entusiasmo, c'è di nuovo tanta gente e questo fa molto bene al Crotone Calcio. A Franco Lerda gli diciamo che ha fatto un buon lavoro, perché la squadra va avanti e quindi stiamo continuando a vincere 4 su 4 vinte. Potevamo fare di meglio, ma l'importante è sempre vincere. Sì, quest'anno ha una squadra forte, è sempre forza Crotone. Il Crotone quest'anno sicuramente andrà in Serie B perché siamo forti, forza Crotone. Complimenti al Crotone, bellissima partita. L'arbitro è ridicolo, proprio francamente ridicolo. Poi volevo dire una cosa, siccome la curva è bella compatta, qual è il motivo che non si manda l'inno della curva, che è importante?
importante. E non lo so allo speaker, a Giovanni, a chi lo dobbiamo dire? Il cielo è sempre più blu, inizio e fine partita. Ritorniamo a noi, scusa. Bravo. Che partita, come giudichiamo questo match? Primo tempo buono, bel fraseggio, secondo tempo un po' affaticati perché abbiamo fatto una partita anche mercoledì portando pure tutta la posta a casa. Oggi la stessa cosa, sofferenza, ma abbiamo portato la posta a casa. E che vuoi? Forza squali. Che vuoi? La buca la stiamo allargando, quelli della Timpa possono fare il salto della fortuna. Noi siamo una signora squadra, io sono fiducioso, ancora mancano, che vuoi? Manca qualcosa, poi considera che abbiamo due squadre, quindi una squadra sta riposando e l'altra sta giocando, però abbiamo vinto lo stesso. Poi c'è stata quella, la gioia si è fermata sul... Si è fermato sul pomo di Adamo perché stavamo gioendo per le aquile e le aquile poi hanno fatto coccodè. Per finire, come si dice? Sempre forza Crotone. Forza Crotone, sempre. Forza Crotone. Sempre forza Crotone. Sempre forza Crotone. Sempre forza Crotone, sempre. Forza Crotone, sempre. Ci vuole una punta e forza Crotone. Come Doge, come Bel, quando segna tu Manel. Sempre forza Crotone, sempre, sempre. E manterremo la posizione. Forza Crotone. Salve, ciao. Ciao. E per finire, come si dice? Forza squali sempre, in eterno. Ma come gioca?